Siamo un gruppo regolare, un gruppo che ha fatto la sua gavetta, a parte 118 concerti sul proprio balcone, altri 200 in questi 3 anni e mezzo. E niente, stiamo trattando con delle etichette, finalmente, dopo 3 anni di strana gente per casa. Io sono cantante lirica, ho studiato canto lirico, Maxim suona molto bene il punk e quindi abbiamo deciso di fondere queste due attitudini. Cioè dire suona molto bene il punk, qualsiasi musicista, non del mondo, anche oltre il mondo. Sono stata brava però. E dire che fai, non sai suonare. Però questa la nostra forbice di pubblico si allarga insomma dal salotto borghese. La forbice sociale è dal proletariato totale, perché io ho anche l'esperienza di Senza fissa dimora, che io chiamavo bohemien, ma le cose sono come sono, e quindi da lì a aristocrazia, la Scala, queste cose. È iniziata che la prima volta che siamo venuti a Torino insieme, la domenica abbiamo deciso di fare una prova all'aperto coinvolgendo anche la vicina che suonava il didgeridoo, eccetera, quindi eravamo indecisi, li avvisiamo i vicini o no, alla fine per pigrizia non li abbiamo avvisati. Abbiamo pensato, dato che Daria è cantante lirica, sicuramente alle prime notte saranno avvisati. E hanno reagito bene tutti, e sono usciti quelli che erano a casa e altre domeniche hanno invitato qualche parente, c'è un vicino che ha fatto la grigliata, c'è... Adesso abbiamo un siciliano e domenica scorsa ha fatto salire un banchiere. Persone del cortile a casa sua. Ha fatto salire sul balcone una ventina di persone, sembrava la Scala. Ogni santa domenica. Alle 16, davanti al portone di Via Mercanti 3, inizia Radio Condominiale, trasmessa dal nostro citofono, per citofono in strada, davanti al portone, che si chiama Radio Citofono. Dopodiché si apre il portone per un'ora, è il nostro concerto, e con sempre ospiti. Migliaia, migliaia, migliaia in 3 anni sono passati nel nostro cortile. Sono venuti assessori, sono venuti altri tipi di dirigenti. Francesco Adorno, famoso fondatore del Museo di Arte Urbana di Torino. La nostra avvocatessa Barbara Pasanisi, che ci difende contro l'unico, diciamo così, oppositore, che è l'amministratore e che non abita lì. Noi dal balcone cantiamo per la nostra città un'ora alla settimana, mi sembra minimo se fai musicista. Ognuno fa i propri rumori oltretutto, no. Io penso che la nostra migliore amica in questo momento sia la cultura, perché se noi tolleriamo benissimo, allegramente, qualsiasi rumore, trapani, macchine, moto, anche più di un'ora a settimana, non vedo perché di tutti i tipi. Quello che noi consideriamo arte non debba essere così tollerato. Come se un panettiere, no? Domenica è chiuso, passa alle 4 di pomeriggio e mette 10 kg di pane, un altro mette... Perché? Perché è così. È anche sostenibile, dobbiamo dire, da questo punto di vista, è assolutamente anche a costo zero, visto che il palco... Ma anche noi spendiamo tanto, a parte vino e poi tutti salgono e tutte le sprovviste... Sprovviste. Qualora ci fossero provviste, sono sprovviste adesso. Poi noi cerchiamo di farci pagare quando andiamo nelle sale a fare concerti. Infatti ti stavo dicendo cosa importante, perché è l'ultima chiamata alle etichette italiane, perché noi stiamo per firmare per una neanche media etichetta berlinese. Stiamo parlando perché dato che io sono anche un modesto scrittore, ho pubblicato un libro, Fanculo Pensiero, nel 2007, ancora in quinta edizione, un libro molto fortunato. Stiamo trattando di pubblicare insieme il nuovo romanzo con il nostro primo CD.
ha un titolo work in progress, si chiama Pene Nero ed è tratto da una canzone che abbiamo dedicato ai razzisti, quindi è una canzone antirazzista.